Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con Lunedì nel Pallone, puntata a cavallo tra una giornata di campionato ed un turno di Coppa Italia Lega Pro con tre marchigiane su quattro in campo, la quarta è impegnata in questo momento, stiamo parlando della Samb, nella posticipo della dodicesima in casa contro la Reggiana. Vi daremo conto dunque di quello che sta facendo la formazione di Palladini a completamento di un fine settimana in cui l'unica squadra che ha vinto è stata il Fano ed è stata una vittoria molto importante, quasi fondamentale in chiave salvezza per la formazione di Cusatis, pareggio dell'Ancona a Bolzano con il Sudtirolo, il secondo consecutivo dopo quello col Pordenone, sconfitta invece per la Maceratese a Salò contro la Feralpi per 2-0. La copertina e poi subito dopo in diretta. È stata la giornata di Gualdi e Bariti, di chi ha regalato tre punti salvezza al Fano e di chi ha costruito l'illusione della prima vittoria esterna in campionato dell'Ancona. È stata anche la giornata della Maceratese battuta a Salò con la testa altrove e non ci sono moduli né cambi che tengano in questo senso. Potrebbe essere la giornata della Samb se spugnasse il Mapei Stadium in serata, così aggancerebbe il secondo posto e l'area dell'alta classifica. Il colpo vero l'ha fatto il Fano, che aveva una scimmia sulle spalle, il Forlì, e lo scontro diretto salvezza del Mancini. Il successo di misura consegna una boccata d'ossigeno puro ai ragazzi di Cusatis, che ringraziano il match winner Gualdi, autore del gol partita. Gli Amaranto conquistano posizioni, staccano l'ultimo posto e a livello di motivazioni fanno il pieno in vista del derby di Coppa Italia di Ancona e della trasferta di Mantova. A proposito dei dorici, a Bolzano sabato sono davvero andati vicino al primo blitz. Barita ha timbrato il vantaggio, ma poi Gliozzi ha pareggiato per il Sudtirol. Il punto del Druso non cambia la classifica, ma è il secondo risultato utile consecutivo dopo il pare di Pordenone. Solida dietro, sin troppo stitica in attacco, l'Ancona deve cominciare a vincere anche fuori casa, sebbene la sfida di sabato prossimo con Lumezzane al Del Conero non è appuntamento da fallire. Infine la rata di Mister Giunti, ancora attaccato dalla Tardella, che ne ha avute pure per il proprietario in pectore Spalletta, al culmine di una settimana tra le più drammatiche, ha rimediato una sconfitta non così netta come il 2-0 di Salò farebbe pensare, colpa di occasioni fallite ed episodi a sfavore. Questa è la nostra copertina, buonasera come sempre a Vanessa Simeone, ciao Vanessa, ben ritrovata. Buonasera a te Andrea, buonasera a tutti voi telespettatori che come sempre ci state seguendo da casa e ben ritrovati per una nuova puntata di Lunedì nel Pallone. Andiamo subito a conoscere gli ospiti che sono qui con noi questa sera. Il direttore sportivo Giulio Spadoni, buonasera. Buonasera. E il ritorno di un volto conosciuto, il nostro collega da parte di tuttoancona.com, Claudio Marconi. Ciao, buonasera, grazie per la presentazione. Ricordo inoltre a tutti voi telespettatori che come di consueto potete partecipare alla diretta inviando un sms o scrivendoci su WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione 349-391-8169, oppure potete scriverci sulla nostra pagina Facebook Lunedì nel Pallone o tramite contatto Twitter hashtag #LunelPallone. Questi nostri contatti, partiamo con i titoli, il primo in assoluto a cominciare dal pareggio dell'Ancona di sabato a Bolzano contro il Sudtirol, il secondo pari consecutivo, Claudio, è un pareggio che cambia poco per la classifica ma è sicuramente importante per quello che riguarda la motivazione e la consapevolezza forse dei propri mezzi. Rimane quell'illusione che la prima vittoria fuori casa era davvero a un passo, forse l'Ancona avrebbe potuto avere una gestione migliore del vantaggio. Sì, anche perché l'Ancona ha preso un gol quasi in contropiede e dopo il vantaggio secondo me si poteva evitare, però quando si fa un punto fuori casa secondo me è sempre buono, soprattutto dopo la brutta prestazione di Pordenone che ha portato un punto soltanto grazie ai magici interventi di Scuffia. L'Ancona a Bolzano ha fatto un'ottima gara per le possibilità della squadra, è venuta via con un punto, potevano essere tre, ma poi dopo anche quello è il calcio, no? Dipende anche dagli episodi, come un episodio poteva portare tre punti, no? A Pordenone con quel rigore clamoroso non dato su Gelonese, la partita di Bolzano poi ha un po' riequilibrato le cose, poteva ancora vincere, poteva pareggiare alla fine credo che sia un risultato anche abbastanza giusto, però ancora secondo me esce con pensieri positivi da Bolzano in tutto per tutto, sia per la prestazione che è stata comunque una buona prestazione anche se non ci sono state così tante occasioni da gol, ma soprattutto per la rinascita fra virgolette di qualche giocatore, tipo io ti faccio un esempio, Bariti che ha segnato, che aveva bisogno di questo gol, io dico anche Kostadinovic che ha giocato tra Pordenone e Bolzano, ha giocato due ottime partite, ha fatto vedere di essere comunque un giocatore che può dare una mano quando uno dei due traumaieri ci manca.
Il secondo titolo, e per questo vi preannunciamo insomma una analisi come sempre più completa nella terza ed ultima parte, parleremo di società per l'appunto. Il secondo titolo lo vediamo tra poco in onda, fideiussione, presidente, soci, sono tante le questioni all'ordine del giorno per la Ancona, intesa come la parte della nuova dirigenza e proprietà, e quindi ne parleremo nel corso di questa terza parte, anche perché di fideiussione si è tornati a parlare inevitabilmente, o meglio di sostituzione, dopo che sabato, a vedere su Tirol Ancona, non poteva non esserci un ex presidente biancorosso, stiamo parlando chiaramente di Marinelli, che a Bolzano ha costruito di fatto la sua nuova vita. Ne parleremo nel corso di questa puntata. Il terzo titolo, perché vi dicevamo, siamo a cavallo tra una giornata di campionato ed una giornata, o meglio un turno infrasettimanale di Coppa Italia. C'è la Coppa, domani il derby Ancona-Fano alle 14.30, mercoledì invece la partita tra Maceratese e Casertano, inizio posticipato alle 15.30. domanda molto semplice che molti si fanno anche addetti ai lavori, e la giro a Giulio Spadoni, è effettivamente quanto insomma viene presa in considerazione questa competizione, quanto invece viene vissuta quasi come non un impiccio, non un ostacolo, ma insomma qualche cosa di cui si poteva fare anche a meno? Beh, per le società che non hanno un organico molto ampio ti assicuro che viene vista anche come un impiccio. Poi lo scorso anno proprio non aveva alcun valore, quest'anno se non ricordo male i regolamenti permettono all'ingresso ai playoff della vincitrice, perciò si è dato magari una maggiore importanza alla competizione, però è chiaro che squadre prese da problematiche di classifica, magari qualche infortunio o qualcosa, può essere l'occasione per dare spazio a qualche giocatore che gioca meno o che ha bisogno di fare condizione, però in linea di massima, soprattutto questi turni che vanno a cadere in infrasettimanale tra gare di campionato molto importanti, ti assicuro che non è che fanno fare i salti di gioia. Il quarto titolo invece, perché è vero, domani abbiamo parlato con i primi due titoli dell'Ancona, ma domani sarà appunto il derby contro il Fano, un Fano che arriva più carico grazie alla vittoria di sabato sera al Mancini contro il Forlì, era uno scontro diretto per la salvezza, una vittoria arrivata per 1-0, possiamo vedere in onda il quarto titolo, è un Fano che è salito a quota 10 punti e sicuramente anche più tranquillo se vogliamo, per la classifica che occupa era una partita da non fallire. Beh, sicuramente era uno scontro diretto che intanto, anche se il campionato è a meno di un terzo, tiene a distanza il Forlì, perché il regolamento è chiaro, una retrocede direttamente, perciò in questo momento la classifica identifica i romagnoli in questa posizione. Il Fano, vincendo questo scontro diretto, ha avuto questo duplice effetto, diciamo, uno di tenere a distanza l'ultimo posto e l'altro chiaramente di fare tre punti importanti per la sua classifica. Una società che è partita un pochino in ritardo con la programmazione per via della riammissione al campionato di Lega Pro, però conosco bene il presidente, so che sicuramente non vorrà fare brutta figura e farà tutto quanto nelle sue possibilità per conquistare la salvezza, che credo sia l'obiettivo che la società fanese si è posta. E poi l'ultimo titolo invece è sull'attualità, se vogliamo, perché contemporaneamente a noi, o meglio già da un po' si sta giocando il posticipo di questa giornata di campionato, ovvero tra Reggiana e Samba, una sfida d'alta classifica perché mette in palio il secondo posto soprattutto per chi vince, e in questo momento chi è avanti è la Reggiana per 1-0 con la rete di Nolea al nono minuto, il quinto titolo, eccolo qui, Samba in campo, obiettivo secondo posto, perché se la formazione di Palladini dovesse, adesso siamo al 50° minuto, ma rimontare lo svantaggio di Nolè, potrebbe puntare appunto al secondo posto. Questi titoli, riepilogo di tutto quello che è già successo però con Vanessa, te per i risultati, per la classifica. Ecco voi i risultati della 12ª giornata del girone B di Lega Pro. Sant'Arcangelo Venezia 1-1, Lumezzane Pordenone 0-1, Suttirol Ancona 1-1, Teramo Mantova 0-1, Modena Albino Leffe 0-1, Ferral Pisalò Maceratese 2-0, Parma Gubbio 3-1, Bassano Padova 2-1, Fano Forlì 1-0, Reggiana San Mendetese in posticipo. Procediamo con la classifica aggiornata. Fa da capolista il Bassano con 25 punti. Ad una lunghezza si piazza secondo il Parma con 24 punti. Sempre ad una lunghezza terzo il Venezia con 23 punti. A seguire Ferral Pisalò, Reggiana, San Mendetese, Pordenone con 21 punti. Albino Leffe, Padova e Gubbio 19. Sant'Arcangelo 16. Ancona
Siena 12, su Tirol 11, Modena, Maceratese, Lumezzane, Teramo e Fano 10, Mantova 9. Chiude infine la classifica il Forlì con 4 punti. Se la possiamo mantenere in onda, la classifica attuale, ci potremmo in un certo senso parlare di due gruppi, quello fino al Padova, dal Bassano al Padova con mire di playoff, e poi quella da Ancona in giù, quindi da Ancona a Forlì, che sgomiteranno per la salvezza, playout e quant'altro, e poi c'è nel limbo c'è il Sant'Arcangelo, che non si capisce ancora bene da che parte potrebbe finire. Però questo ad oggi è un po' il girone B, Claudio. Sì, si vede chiaramente, praticamente tutto diviso in due tronconi. Poi è chiaro che col mercato di gennaio qualche assestamento, qualche squadra cambierà obiettivo da su a giù o da giù a su. Io penso al Teramo, non posso pensare di vedere il Teramo lì fino a maggio, poi dopo le stagioni balorde iniziano e balorde finiscono, però il Teramo secondo me è organico, una delle prime 5-6 squadre assolutamente di questo girone, e lo vedo un po' in difficoltà. Poi Giulio, credo che tu sia stato a vedere la partita, sì, sabato e credo che Teramo insomma dimostra di essere abbastanza in difficoltà. È stata una sconfitta meritata, cioè il Mantova non ha rubato nulla, il Teramo ha rischiato di fare gol solo in una situazione di calcio piazzato. Io credo che il Teramo debba in qualche maniera resettare questa storia della Serie B, perché sennò rischia veramente di farsi del male, perché ormai nella vita bisogna guardare sempre avanti quello che è successo, però c'è, anche stando lì allo stadio, aleggia, sì, sempre, sì, perché eravamo andati in B, ho capito, però di questo passo rischi di andare in D. Allora sicuramente ha un organico superiore alle squadre di pari classifica, però sai, poi bisogna anche dimostrarlo, perché le altre sanno di dover fare quel tipo di campionato. Così compreso il Mantova, che è andato lì con un atteggiamento guardingo ma molto aggressivo, e il Teramo invece ragiona sempre in alti termini e rischia magari di trovarsi con delle brutte sorprese. Poi insomma le prime tre o quattro squadre, quelle lì sono e quelle lì rimangono secondo me: Parma, Venezia, Reggiana, con Bassano e Pordenone, e le ultime quelle sono Forlì, Mantova e il gruppone a 10. Speriamo insomma che l'Ancona si tiri fuori dal gruppone a 10. Adesso sta a 12, ma come già la partita con Lumezzane è molto importante, perché tre punti con Lumezzane darebbero assolutamente fiducia alla squadra, che poi ha bisogno di una vittoria, perché credo che siano quattro le partite, sì, senza i tre punti. C'è una sorpresa nel gruppone di, chiamiamola testa, ecco, cioè della colonna di sinistra. Ma ti avrei detto, sì, ti avrei detto fino a pochi giorni fa indubbiamente il Gubbio. Rimango di quell'idea, anche se ecco, gli ultimi due risultati sono stati negativi, anche se col Teramo poi molti gol sono venuti negli ultimi minuti. 20 minuti, sì. Però sicuramente il Gubbio, essendo una neopromossa, è una sorpresa. La San Benedettese è lo stesso, non è promossa, però secondo me è una squadra forte di categoria. Poi so che il presidente, ho incontrato Federico qualche giorno fa, so che sono intenzionati comunque a potenziare l'organico, perciò forse non giocherà per il primo posto, però sicuramente la San Benedettese rimarrà nei quartieri alti della classifica. Perciò come sorpresa dico il Gubbio. Mezza sorpresa, ma neanche tanto, perché conosco bene l'ambiente, il Sant'Arcangelo, perché ancora una volta sono riusciti con pochi mezzi a mettere in piedi una squadra che sta facendo molto bene. Hanno scampato anche con un pizzico di fortuna l'ultima ondata dell'inchiesta di chiamiamola fortuna. chiamiamola fortuna, insomma, una notifica arrivata in ritardo, perché loro erano comunque preoccupati di dover, per responsabilità oggettiva, rispondere magari in termini di punti. Perciò anche il Sant'Arcangelo può essere considerato una squadra che fino adesso sta facendo molto bene. Anche il pareggio insomma di sabato è un altro risultato sicuramente di rilievo. Andiamo con le immagini, cominciamo nel rivedere il pareggio di Bolzano su Tirol Ancona. Bariti illude, gli Ozzi pareggia, l'Ancona è costretta a rimandare ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato, fermata sull'1-1 al Druso di Bolzano dal Sudtirol. I dorici erano andati in vantaggio per primi all'alba della ripresa, ma poi si sono fatti agguantare sull'unica disattenzione commessa. Il tutto in un match che non passerà alla storia per le emozioni, ma solo per la noia che genera, soprattutto nel primo tempo, quando i biancorossi di casa e quelli ospiti si guardano bene dall'alzare i ritmi e rischiare qualcosa. L'unico tiro in porta è di Frediani, che al 35esimo scalda i guantoni di Marcone, che nel torpore generale fa venire un sussulto quando sta per combinarla grossa, scontrandosi con Dinunzio nell'atto di rinviare, ma l'Ancona non ne approfitta. All'intervallo la parità è l'unico risultato possibile, che cambia dopo due minuti dal rientro dagli spogliatoi. Cross pennellato di Forgax da sinistra e sul secondo palo Bariti è tutto solo e mette in rete. Primo gol in campionato per l'ex Rimini.
Il piano partita è tutto dalla parte di Brini, che adesso può contenere di più e puntare al contropiede. Al 60esimo però è Obodo che sfiora il palo deviando un cross dalla bandierina. E al 63esimo la ripartenza della formazione di Viali. Centro di Ciurria, in spaccata Ricci non trova la palla e alle sue spalle Gliozzi batte scuffia. Il ristabilirsi dell'equilibrio potrebbe accontentare le due formazioni, anche se è l'Ancona a mettere in mostra una maggiore voglia di tre punti. Al 65esimo mischia pericolosissima in area su Tirol, con Brugger a sbrogliare in anticipo su Daffara. 10 minuti più tardi il neo entrato De Silvestro, a cui Brini aveva preferito in avvio Daffara, ha sulla testa il nuovo vantaggio. Nel finale a sfiorare la rimonta sono i padroni di casa con un'incornata di Fink che batte sulla base alta della traversa. Si materializza così un pareggio che per la classifica di entrambe conta poco. Per i dorici però è il secondo punto consecutivo dopo quello di Pordenone. Allora, questa è la partita nelle immagini, un Ancona che era stato in grado di andare in vantaggio inizio del secondo tempo con il gol di Bariti, poi quell'errore, se vogliamo metterla così, da parte di Ricci che ha dato il là al pari di Gliozzi, preso appunto in un certo senso in contropiede. Ecco, infatti, secondo me più che Ricci è proprio un gol che non doveva prendere proprio tutta la squadra, no? Perché poi parte, se ricordo bene, addirittura dal portiere l'azione, quindi con l'Ancona in attacco, con Baridaro molto distante da Ciurria che ha fatto il cross, ecco, esatto, vedi, così è molto distante, poi vedi Ricci che fa il taglio dentro con l'uomo solo dietro. Sono degli errori che ci stanno, perché in un campionato, non sono giocatori che giocano in Champions League, ci stanno. Peccato, perché l'Ancona era passata in vantaggio dopo pochi minuti, e se fossi riuscita a tenere il vantaggio ancora per un po', poi dopo sai, con la fretta e tutto, ci caso che l'Alto Adige sul Tirol, chiamalo come vuoi, avrebbe fatto molta più difficoltà nel pareggiare. Invece poi pareggiato così si è fatto tutto più difficile, però come diceva anche Brini oggi, buona la reazione della squadra che ha cercato comunque in qualche modo di vincere la partita nonostante il pareggio subito in quel modo, ed è secondo me un ottimo segnale per il futuro. C'è anche il rammarico per non aver vinto una partita contro un avversario che per certi tratti è sembrato in difficoltà, quantomeno la squadra di Viali è sembrata inferiore come livello globale dell'Ancona. Sì, nella partita è sembrata inferiore, forse per merito dell'Ancona. Secondo me ad organico è una squadra superiore all'Ancona, ed è partita anche con altri obiettivi, ecco perché la partita dell'Ancona acquista anche punti, no? con queste premesse qua. L'Alto Adige secondo me si trova in una posizione in cui non pensava di essere a inizio campionato, anche se poi qualche allarme l'avevamo visto anche il 31 luglio in Coppa Italia, no? Era sempre il 31 luglio, ma avevamo visto una squadra un po' svagata, chiamiamola così. È la squadra secondo me che ha molta paura, anche se non è che gioca con chissà quale pressione, però sono partiti con altri obiettivi e stanno un po' pagando. Poi, come diceva Giulio prima, se ti ritrovi dove non pensavi di ritrovarti, fai fatica a venirne fuori. Come prendere questo punto invece, dando uno sguardo a quello che è l'obiettivo finale e per cui si è partiti ora, e cioè la salvezza? Si è trattato sabato di uno scontro diretto, per cui il punto tutto sommato può andare bene essendo la 12ª di campionato. Per quello che si è visto, per anche quelle difficoltà che l'Ancona fa nel far gol, quali sono secondo te le indicazioni che arrivano da questo pareggio? Beh, intanto secondo me va considerato che due trasferte impegnative, perché comunque l'Ancona incontrava due squadre, soprattutto il Pordenone, insomma, sì, di spessore, portare a casa due risultati, non perdere, credo che sia anche un'iniezione di fiducia, oltre che un aiuto per la classifica, perché in fondo alla classifica non è che si marci a ritmi molto elevati, perciò comunque dare continuità ai risultati è un segnale positivo. Da quello che ho visto dalle immagini non sarebbe stato uno scandalo anche se l'Ancona avesse portato a casa i tre punti, perché sicuramente ha fatto qualcosa in più rispetto all'avversario per cercare la vittoria, e di questo gli va dato merito, perché concordo che sicuramente l'organico del Sud Tirol non è un organico da bassa classifica, anche se adesso la classifica dice questo. Però ripeto, ragionando sul lungo periodo dei due risultati in trasferta, penso che magari a Pordenone
diciamo, un po' l'abilità di Scuffia, un po' un pizzico di fortuna può aver portato via qualcosina in più, qui forse qualcosina in meno. Sicuramente questa doppia trasferta va valutata positivamente, come secondo me va valutato positivamente l'andamento dell'Ancona fino a questo punto, perché non dimentichiamoci da dove si è partiti, perciò situazione di grande difficoltà, squadra costruita un po', come si dice, a tozzi e bocconi, un po' alla volta, giocatori importanti, perché Bariti per esempio è un giocatore che a me piace molto, lo scorso anno a Rimini a gennaio avevamo anche provato a prenderlo da Rimini, è un giocatore che ha qualità, che ha fatto anche, ha giocato a Napoli, Catanzaro, insomma un giocatore che però ancora non si è espresso come altri giocatori dell'Ancona, perciò sicuramente va dato merito a Brini che con la sua esperienza ha saputo tenere in piedi non solo la squadra, anche tenere in piedi un po' tutto l'ambiente, e credo che l'Ancona, ripeto, per quelle che sono state le premesse, per come si è sviluppato il percorso fino adesso, possa essere abbastanza soddisfatta. È chiaro che poi recuperando giocatori importanti che devono andare in condizione e crescendo potrà fare qualcosa in più e magari stare un po' a debita distanza dalla zona caldissima. Perciò tornando a questi risultati, a questo risultato io l'abbinerei con quello della partita precedente e penso che l'Ancona possa essere sicuramente soddisfatta di questa doppia trasferta. Le pagelle con i voti di sabato, con molte sufficienze, perché l'Ancona ha fatto una buonissima partita, una nota di merito per Bariti, autore del gol che è valso un'illusione, ma è comunque il terzo marcatore di questo campionato dopo Frediani e Samba, autore del sesto gol in campionato dell'Ancona. Nota di merito anche per Kostadinovic, confermato dal primo minuto in coppia con Ricci dopo la titolarità di Pordenone e a sostituire di fatto Moi non al 100%, praticamente mai impegnato in maniera seria a Scuffia, e questo ci racconta anche di una solidità in difesa che l'Ancona ha ritrovato, soprattutto se si pensa appunto a per esempio il 4-0 della seconda di campionato al Mapei Stadium, e da quella volta ad oggi sembra essere passato tanto tempo, ma che poi se pensi ai gol presi nelle ultime settimane sono gol presi per errori individuali, anche casuali, no? Perché Scuffi ha fatto due errori con il Gubbio e la partita l'hai persa 2-0, ha fatto un mezzo errore alla difesa con l'Alto Adige e ha preso gol, quindi non è che una difesa che si presta a essere bucata, ecco. Sono tanti ogni tanto degli errori che portano ai gol, quasi più diciamo sfortuna, chiamiamolo sfortuna. E quindi secondo me la fase difensiva dell'Ancona, ma lo fa vedere anche Kostadinovic, no? Anche tu gli hai dato 6,5, l'ho dato anch'io, due ottime partite tra Pordenone e Alto Adige, quando comunque lui era uno di quelli che soffriva, se ti ricordi, a inizio anno la posizione, perché comunque era un po' che non giocava, il ruolo che fra virgolette è nuovo, anche se qualche anno che gioca lì, però non a questi livelli, ha fatto un po' fatica e forse gli ha fatto bene stare quelle 6-7 partite fuori per poi tornare e far vedere che comunque è un ragazzo su cui si può fare affidamento, anche perché rispetto alla scorsa esperienza d'Ancona lo vedo molto più fisicamente impostato, no? Sì. Molto, molto più imponente, ecco, mi veniva il termine. SMS, ne leggiamo alcuni. Io mi auguro che il Teramo rimanga lì, buon per noi. E questo in riferimento ai discorsi che il Teramo si trova oggi in una zona molto pericolante di classifica. Esatto, sicuramente. Per una squadra senza attaccanti forti, aver segnato solo 6 gol e 12 punti in classifica, per me è un mezzo miracolo. Purtroppo abbiamo attaccanti di serie inferiori e non a caso siamo i peggio messi in seno alle reti realizzate in tutti i gironi della Lega Pro. Dopo 12 giornate, Momenté è a 0 reti ed anche il giovane Samb, quando viene chiamato in causa, non convince più nessuno. Non speriamo poi nel ritorno di Cognini, perché anche lui di gol ne ha sempre fatti ben pochi in Lega Pro. Occorrono due attaccanti forti, sorretti da un nuovo centrocampista propositivo. Se la società potrà liberare a gennaio nuove risorse economiche per tali acquisti, lo stadio arriva. Comincerà di nuovo a riempirsi. Le aspettative di un rilancio competitivo per la Serie B entro 2 anni non saranno più un'illusione. Allora, guardiamo già avanti, l'ultimo SMS, poi commentiamo. Spadoni, verrebbe l'Ancona a fare il DS? Secondo lei Momenté inizierà a segnare? Guarda, rispondo alla seconda. Perché la prima... La prima comunque ormai si sa, no? La prima c'era stato un flirt estivo, è finito velocemente, come spesso come succede. Tutti i flirt estivi. Momenté è un giocatore che ha fatto delle ottime stagioni in Lega Pro, facendo anche tanti gol, mi ricordo 2 anni fa l'Albino Leffe,
Io l'ho visto nella partita col Bassano, sicuramente si è impegnato molto, ma era lontano dalla condizione ottimale. Credo che sia un giocatore che vada recuperato, perché comunque in categoria ha sempre fatto, quasi sempre, ha avuto delle stagioni magari non all'altezza, però è stato sempre un giocatore sicuramente che è andato in doppia cifra. Perciò Brini credo che lo stia recuperando e mi auguro che al più presto possa cominciare a fare gol e dare un contributo in quel senso. Per quello che riguarda però l'attacco, no? Tante critiche arrivano nei confronti di Momentè, ma più in generale di un reparto che è il peggiore della Lega Pro con sole 6 reti fatte, che però sono valse 12 punti, e allora, come ha scritto prima un nostro telespettatore, si può parlare di mezzo miracolo. Anche in un intero. Anche un intero, dici. Ma il problema vero è di un Ancona che segna poco, che però, se unito al discorso che si faceva prima sulla difesa, che subisce anche poco, tutto sommato, no, abbiamo trovato quello che è un pareggio di bilancio, ecco. Io non so, Andrea, se mostrerai l'intervista di oggi di Brini, ma, sì. ma l'ha spiegato, adesso non ricordo se ha telecamere accese o spente, l'ha spiegato perfettamente. Non ha, chiaramente, con il materiale a disposizione, cerca un equilibrio, ha cercato e credo, secondo me, ha trovato un equilibrio di squadra importante che fa sì che l'attaccante là davanti sia molto molto da solo, perché tutto il resto della squadra è impegnato in un altro tipo di lavoro. Molti, io sentendo poi nell'altra trasmissione in cui sto, quando vedo voi, trasmissioni radiofoniche, no, perché non gioca con due punte? Ma se gioca con due punte, questo equilibrio, poi credo che oggi l'abbia anche detto Brini, questo equilibrio va un po' a farsi benedire, perché non hai gli esterni per poter giocare, secondo me, 4-4-2, perché comunque hai gli esterni più offensivi e non ci, a quel punto uno tra Bariti, Frediani e De Silvestro deve comunque star fuori, e se vuoi far giocare Bariti punta, a quel punto è giusto che si giochi, che si torni a giocare così. Momentè, tornando un attimo a Momentè, secondo me non è neanche il ruolo perfetto per lui, quello è il ruolo studiato e voluto per Luca Cognini, che secondo me, non sono d'accordo con il telespettatore, quest'anno avrebbe fatto un gran campionato, l'aveva anche già cominciato con la tripletta al Sud Tirol. Secondo me Cognini ad Ancona ha fatto strabene in tutti questi anni che è stato, per tutte le partite che ha giocato. E le critiche verso lui, secondo me, sono state sempre eccessive, ma purtroppo Ancona è questa. E Momentè è un altro tipo di giocatore. Momentè non è un giocatore spalla alla porta, Momentè è un giocatore faccia alla porta, Momentè è un giocatore che si presta molto a giocare con un altro, secondo me anche con Cognini, tra l'altro, insieme. Soltanto che in questo momento è difficile poter giocare in questa maniera per l'organico che ha a disposizione, e il mercato fatto dalla precedente gestione, secondo me, è un mercato pressoché allucinante, perché tolta gli acquisti dell'ultima ora, ma senza non togliere, io non parlo di giocatori scarsi o no, sia chiaro, come squadra, hanno messo una squadra che di equilibrio aveva veramente poco, nulla. Secondo me Brini ha fatto, non miracolo, qualcosa di più, soprattutto lavorando in un agosto in cui un giorno c'era un giocatore, un giorno andava via un altro, Casiraghi prima è andato, poi è tornato, poi è riandato, con una confusione tale che c'è stata, che secondo me è veramente non mezzo miracolo, un intero, ma forse stiamo anche bassi per quello che è, per come sta giocando adesso l'Ancona, per come sta facendo questo campionato. Si aspetta dicembre, gennaio, per vedere se si riuscirà a correggere questo assetto. Secondo me si deve, tra l'altro, anche se questa squadra dipenderà, è assolutamente in grado di salvarsi così, assolutamente. Dipenderà però come, e di questo ha fatto un cenno anche Brini nella conferenza stampa di prepartita del derby di domani di Coppa Italia, lo ascolteremo tra poco, adesso ci fermiamo, però Vanessa, facciamo una piccola pausa. Ci fermiamo per un breve spot pubblicitario, mi raccomando, restate con noi, a tra pochissimo.